Torna la Catone in festa, la kermesse targata Confesercenti, giunta ormai alla sua terza edizione. Sabato 4 giugno via Buonconte da Montefeltro e via Tarlati diventeranno dalle 18 in poi una felice oasi pedonale per far così spazio allo shopping e al divertimento. Un'ottima occasione per riaccendere i riflettori anche sulle periferie di Arezzo. Il nostro scopo è aiutare le attività. In questo modo le attività che soffrono si potranno mettere in vetrina, ci saranno molte cose interessanti, quindi invitiamo tutti a venire perché oltre ai giochi ci sono anche novità divertenti fuori dai target classici del mangiare e bere. Ti invito le persone a venire perché si rivive un po' l'Arezzo vecchia con i negozi un pochino esposti su vecchi stili, su nuovi stili e tutto quello che è anche la gastronomia che anche la nostra zona, leggermente lasciata un pochino in disparte, fa vita in città. Novità di quest'anno la collaborazione con Arezzo Wave che porterà in strada musica e giovani talenti. Faremo una grande festa dove ci saranno sia i bambini, come dicevi, dell'elementare Leonardo Bruni, la terza, che farà uno spettacolo fantastico nel tardo pomeriggio verso le 6, 6 e mezza, e poi a seguire i gruppi migliori di tutte le scuole medie superiori, i vincitori delle scuole medie superiori della provincia di Arezzo, e poi ancora il vincitore dell'anno scorso è il miglior gruppo toscano che arriva dalla provincia di Pistoia di Arezzo Wave per il 2016. Siamo Picche Jacks e sono veramente eccezionali. Attenzione e rivitalizzazione delle periferie. Questo continua ad essere l'imperativo di Confesercenti che un anno fa, proprio nella zona della Catona, aveva organizzato una grigliata per l'acquisto di telecamere di videosorveglianza per mettere così in sicurezza l'intero quartiere. Se questa manifestazione è servita a dare un pochino di tranquillità, un pochino d'aiuto agli operatori della zona, questo è proprio lo scopo. Il nostro scopo, lo scopo che ci porta a fare questo tipo di cose.